Buona giornata e ben ritrovati con Lunedì Sport. È stato un fine settimana importante per lo sport, così come anche gli eventi che vi abbiamo raccontato e seguito e che vi proponiamo come sempre ogni inizio settimana. Cominciamo con la Lega Pro, continua la favola dell'audace Cerignola che rimane sempre lì in lotta per i playoff per la Serie B nazionale. Sabato vittoria contro il Pescara. Un altro storico passo verso i playoff della Serie B. L'Audace Cerignola non smette di stupire ed emozionare. Al Monterisi finisce 1-0 contro una grande ex della Serie A, il Pescara. Le emozioni partono razzo e dopo 2 minuti c'è la possibilità di andare in vantaggio sul rigore procurato da Schick, ma incredibilmente Re Leone Malcore se lo fa parare. Al 13esimo Abruzzese vicino alla rete con un tiro all'apparenza innocuo di Vergani crea qualche problema al portiere giallo-blu. Le due squadre ci mettono grinta ed ardore nel superarsi. Al 22esimo la rete del meritato vantaggio locale. Su punizione di Ashik, come un falco, arriva a Capomaggio ed infila 1-0 Audace. Il Pescara ci riprova con Crescenzi, palla di poco fuori. Abruzzesi che hanno reclamato un rigore. Nella ripresa, due occasioni per l'Audace Cerignola. Prima con Tascone, palla alta al 12esimo, e poi Zacca Ruggero in mezza rovesciata. Per poco non segna al 23esimo. 4 minuti più tardi ci prova il neo entrato Righetti, che serve Montini e non la mette dentro di un niente. Poi negli ultimi minuti Colai per il Pescara ci prova dal limite e in rapida successione doppio intervento del portiere giallo-blu Trezza su angolo ospite. Alla triplice fischio di chiusura esplode la festa dei 2000 spettatori presenti e dei giocatori che si portano a casa un importante successo in chiave playoff. Prossimo impegno il 4 marzo in Campania contro la Turris 0-0 a Crotone. E per quanto riguarda invece la Serie A, continua la corsa del Napoli, l'Inter sconfitta a Bologna, mentre in corsa ci rimane il Milan. Per quanto riguarda la lotta salvezza, ottimo successo della Salernitana. Una domenica ricca di gol e colpi di scena ha segnato la seconda tranche della quinta giornata di ritorno della Serie A. L'evento clamoroso dall'area di Bologna, dove i Velsinei in lotta per la salvezza hanno battuto l'Inter per una rete a zero, grazie alla firma di Orsolini e i nerazzurri di Simone Inzaghi rimangono a meno 18 dalla capolista Napoli, che sabato aveva battuto l'Empoli per 2-0. Si riscatta bene anche il Milan in ripresa. I rossoneri sono a meno 16 dopo aver battuto l'Atalanta per 2-0 con l'autorete di Musso e poi il raddoppio nel finale ad opera di Messias. In chiave salvezza, importante successo della Salernitana 3-0 sul Monza. Tutte e tre le reti nella ripresa con le firme di Koulibaly, Castanos e l'ex biancoceleste Candreva. Pirotecnico 2-2 in Udinese Spezia con un punto a testa che non va male a nessuno, tantomeno allo spettacolo. Lunedì altre due sfide importanti. Sia in chiave salvezza Verona-Fiorentina che per l'Europa Lazio-Sampdoria. Il tutto poi si concluderà martedì con Cremonese-Roma e il derby di Torino Juventus-Toro. Adesso la pallavolo, la B2 femminile ha regalato due sconfitte, sia pure con situazioni diverse. Per la pallavolo Cerignola ha battuto al quinto set da Isernia e conserva intatte le speranze nella corsa verso i playoff. Una partita tiratissima e combattuta e nonostante il risultato sfavorevole alla pallavolo Cerignola per 3-2 conserva un punto di vantaggio sulle molisane di Isernia. Nella quarta di ritorno della B2 femminile di pallavolo, che fosse una gara difficile lo si sapeva sin dalla settimana che ha preceduto l'incontro, le Pantere, allenate da Michele Valentino, hanno dato vita a una bella sfida con le avversarie che dal canto loro non si sono perse d'animo mai. Pallavolo Cerignola che ha dovuto rinunciare durante la gara a Chiara Giancane, vittima di un infortunio. Poi la gara, punto punto avvincente nel primo set, 29-27 ai vantaggi per le padrone di casa. Nel secondo, bella risposta orgogliosa di Margaret Altomonte e compagni, equilibrio fino al 16 pari, poi mettono la freccia e pareggiano 25-16. Terza frazione sulla valsariga del secondo, anche se le molisane sono sembrate più in palla rispetto alle avversarie, 25-18. Stessa situazione, ma il rovescio della medaglia nella quarta frazione con le Pantere, che
che rintuzzano colpo su colpo e ottengono il pari per 25-19, 2-2. Tie-break fatale per le Ofantine con i Isernia che parte bene, 4-0. Le Pantere calano vistosamente ed anche troppo. Alla fine il 15-8 premia Isernia. Un punto di distacco divide le due formazioni in un girone di ritorno che si preannuncia tiratissimo. Prossimi impegni per la Pallavolo Cerignola il 4 marzo al Dileo contro Castellaneta, Molisane alla Famila Tatarella contro la Fenice Libera Virtus. Fenice Libera Virtus che sabato è stata sconfitta dalla Green Energy Castellaneta per 3-0, non demeritando almeno nel secondo set. La Fenice Libera Virtus torna con una sconfitta amara dalla trasferta di Castellaneta nella quarta di ritorno della B2 femminile di volley, con le padrone di casa vincenti 3-0 sulle Opantine allenate da Pino Tauro. La gara dominata dalle padrone di casa, in cui l'esperienza e la precisione nell'arrivare ai punti hanno fatto la differenza. La Fenice deve comunque far registrare che almeno nel secondo set è stata una lotta punto punto. Addirittura le Ofantine conducevano avanti 10-7, salvo poi recuperare il risultato. Si è lottato fino al 22 pari, poi le padrone di casa chiudono la frazione 25-22 e 2-0. Terzo set molto ben gestito dalle padrone di casa, mentre le Ofantine hanno fatto quel che potevano per tenere il passo. Il 5 maggio alla Palafamila, scontro contro la formazione abruzzese di Isernia, vincente 3-2 sulla Pallavolo Cerignola. E con questo siamo arrivati al termine di questa edizione di Lunedì Sport. Vi ricordo che i servizi e le notizie, le edizioni dei telegiornali in continuo aggiornamento, come sempre, sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Vi aspettiamo come sempre questa sera con Dentro la Notizia. A tutti voi, grazie dell'attenzione e buona giornata.